Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, iniziamo la seconda partita di Champions, diciamo, no? Del girone. Giochiamo contro il Tottenham. Tottenham che ricordo, per chi non si ricordasse, per chi lo volesse sapere, che è, a parer mio, tralasciando noi, la seconda squadra più forte del girone, perché direi che Real Madrid è più forte, e fra l'altro è stata la nostra avversaria nell'ultima finale di Europa League, che meno male poi abbiamo vinto. Comunque, andiamo un po', squadra c'è, vai, giochiamo così, rovesci, vai, bordalo, strano. Iniziamo, battiamo noi il calcio inizio, dai ragazzi, guardiamo di fare altri tre punti. Vai, e vai a Dybala! Paolo! Dybala! Sosta clamorosa della difesa, dopo 7 minuti, andiamo in vantaggio noi. Meriti comunque, secondo me, andrebbero adatti più a Iheanacho, che di prepotenza ha tolto il pallone al difensore del Tottenham. Vabbè, poi bravo anche Dybala a buttarla dentro, chiaramente. Insomma, 1-0, dopo 7 minuti. È buona! E vai Eriksen! Eccola lì! Eriksen 2-0! Gol dell'ex! E vado a esultare, se ne sbatte con gli occhi dei suoi ex tifosi. E andiamo, dopo 22 minuti, 2-0. Via, si è iniziata bene questa partita lì, Meno male, va ogni tanto. Schioccati. Vai, 2-0. Addio! Mamma mia, meno male. Vabbè, comunque ho primo tiro loro dopo 31 minuti. Vabbè, così. Ci ho voluto provare con Castano dalla distanza, perché Castano ogni tanto ce l'ha, le sue sortite. Ah, ma è angolo. Oh. Niente. Finisce così il primo tempo. Un super primo tempo. Giochiamo fuori casa contro il Tottenham, che non è assolutamente una squadraccia, che voglio precisarlo. Insomma, 2-0. Comunque, oggi, per ora, per ora, Iheanacho assist man, Cambio. Data la situazione, voglio fare qualche cambiettino, Allora, vediamo un po'. Si mette tutto di Djordjevic al posto di Dybala, no? Per farlo un po' riposare. Poi Mastur al posto di Eriksen e Pereira al posto di Cerny. Via. Vai così, finiti i cambi. Addio. Meno male, vai fuori. Partire anche fuori gioco. E vai Kelesi. Mamma mia signore. Partire difficile, Bisogna dirlo. Vabbè. E vai Hakim. E vai Hakim. Ah, peccato, proprio sul finale. E vai Hakim. Buona. Difesa non c'è. Non c'è mai. E finisce così, 2-0. Secondo tempo l'abbiamo un pochino più, diciamo, gestito. Ho preferito, sinceramente, essere meno offensivo per, appunto, rischiare meno. E infatti, meno male, stavolta questa strategia, tra virgolette, ha avuto successo. Comunque, abbiamo fatto 3 punti. Altri 3 punti. A regola dovremmo essere primi da solo nel girone con 6 punti. E niente, una bella vittoria anche questa. Bene così, Real Madrid ha vinto, vabbè, me lo potevo aspettare, e niente, insomma il video è iniziato a bomba, meno male, con una bella vittoria, contro il Tottenham. Insomma, adesso come vedete ci aspetta, se non sbaglio, il Cagliari in campionato, e niente, avviamoci. Giochiamo in casa, contro il Cagliari, come avevo detto prima. Vediamo un po' com'è la forma fisica dei giocatori, no, l'hanno recuperato abbastanza. Intanto guardate, Bellino Castagna è salito, è diventato un ottantino, bellino, vai. Niente, voglio far giocare Djordjevic al posto di Iheanacho e... No, basta, bene così. Vai, iniziamo. C'è il sole, sereno. Olè. Battono il calcio inizio stavolta e niente, iniziamo. Vai Djordjevic, Dio buono, peccato, aveva fatto una bella osa, fatto un discreto stop, però purtroppo la conclusione non è stata come appunto lo stop, non è stata bella, via.
Oddio, buono Bilal, l'idea. Fuori, meno male si è girato male. Finisce 0-0 il primo tempo. Non è una bellissima partita, eh. Sì, ci sono state qualche occasione, però niente di eclatante. Insomma, fatemi un attimino cambiare Djordjevic, perché vabbè, voi non l'avete visto, però si era fatto male. Infatti c'è il cerottino e mettiamo Janash. E mette anche Mastura a posto di Shane. Vai, per ora rimaniamo così. Proviamo con Eriksen di V. Mare, Makana ha preso la barriera. Non era un tiraccio, eh. Poi, oh, non so come andava a finire. E vai Bilal, che buona. Maremma cane. Finisce così 0-0. Purtroppo non siamo stati in grado di buttarne dentro almeno una. Anche perché probabilmente se facevamo un gol la vincevamo, dato che il Cagliari non si è reso così tanto pericoloso. Anzi, diciamo che è stato dal punto di vista offensivo quasi inesistente. E niente, purtroppo per noi è andata così. Almeno un punto però l'abbiamo preso, l'abbiamo conquistato. Non guardate le statistiche perché sono davvero bugiardi, ragazzi. Insomma, però dai, nonostante questo pareggio, la cosa positiva è che comunque abbiamo sempre per ora il record di imbattibilità a livello di sconfitte. Cioè il record è via, scusate, cioè abbiamo questa serie, ecco. Ecco, purtroppo la Juve ha vinto e è andata via. Vabbè, andiamo a fare la prossima partita. Terza partita, giochiamo contro la Lazio laggiù a Roma. C'è stata comunque una pausa dovuta credo alle nazionali, quindi diciamo che tantissimi giocatori hanno recuperato, anzi tutti a quanto vedo. Niente, fatemi vedere un attimo una cosa. Alla Djordjevic c'era scritto che, vi ricordate che si era fatto male, niente di grave, 5 giorni, poi con questa pausa vi ha riposato, quindi è tornato a diciamo a poter giocare tranquillamente. Hernandez si è sempre distrutto. Ora però voglio fare una mossa. No, dai, la faccio dopo. Praticamente volevo mettere, dato che c'è un Lazio, c'è Djordjevic, che è l'ex, volevo metterlo subito. Però preferisco far giocare un attimino Janasio e poi Djordjevic dopo. Insomma, detto questo, vabbè, ho già pigiato, comunque iniziamo. Battono loro il calcio e iniziamo. Non piove un'altra volta, bene, eh. Mica arriva quando non piove. Bella roba, vai Kelesci, vai Kelesci. Guarda di là, vai. Ma non volevo darla a lui e porca puttana l'ha buttata su. Non volevo darla a Cerny, volevo darla, se non sbaglio, chi era? Bilal, il Dushik laggiù. Remmacani. Mamma mia, pallo, meno male, dì. Mamma mia, ma diventa uscita. Ragazzi, stanno prendendo un pochettino a pallonate, eh? Svegliamoci un po'. Bella roba, vai. Vai, Vaccavone, come sempre. E invece no, stavolta no. Finisce sì il primo tempo, 0-0. Non è una partita bella, perché di occasioni se ne sono poi. E fra l'altro di queste poi occasioni tante sono state create dalla Lazio, quindi diciamo che non è una bella partita proprio anche per noi stessi. Yeah. Detto questo, a fare il secondo tempo, fatemi fare un cambio, lavo un'altra volta Cerny come ho fatto se non sbaglio nella precedente partita e metto Akimmone e Mastur. E lavo anche Djordjevic, e metto anche Djordjevic per Janash, vai. E vai Filip! Dio buono, de! Stava per far gol dell'ex. E vai Eriksen! Maremma cane, troppo piano. E finisce così 0-0. Purtroppo è stato, abbiamo fatto un altro pareggio. E niente, per come si erano messe le cose forse meglio sì. Perché comunque anche se le statistiche sembrerebbe che diano al contrario, in realtà la Lazio è stata più pericolosa. Peccato, perché eravamo partiti bene con, contro il Tottenham, no? Con la partita contro il Tottenham nella Valle abbiamo vinto, però ora siamo un po', spenti un po' e siamo avanti a pareggio. Comunque, ora adesso bisogna fare la terza partita del girone, gioco contro l'Hertz, se si pronuncia così. Insomma, e guardiamo se almeno qua riusciamo a vincere, ecco. Quarta partita del video, come ho detto, andiamo a fare la terza partita del girone. Giochiamo contro l'Hertz e guardiamo un po'.
loro per ora sono quelli che sulla carta sembrerebbe essere la squadra peggiore, tra virgolette, del girone. Guardiamo se sarà così davvero. Allora, voglio fare una cosa, voglio fare un po' di turnover. Ora non voglio sottovalutare la partita, però preferisco far così, far riposare un po' la squadra e spero di non pentirmene. Vai, bene così. Tanto per far rifiutare l'appunto la squadra, perché? Perché la prossima partita, che sarà anche l'ultima del video, sarà chiaramente di campionato e ci vedrà giocare contro l'Inter. Quindi sinceramente preferisco, dato che per ora non siamo messi così male, rischiare un po' più qui in Champions che mangiarmi eventualmente poi le dita in campionato. Insomma, detto questo, iniziamo. Aio, nebbione potente, battiamo il calcio inizio noi. E dai, ragazzi, vediamo se riusciamo a fare un buon risultato, almeno in Champions. Cazzo, 1-0 Hertz. Boh, si è girato strabene. Però bisognava chiuderlo, Fatemi vedere un attimo il replay di chiuderlo, perché chiuderlo bisognava dargli un'occhiata, perché era solo. Insomma, addirittura siamo in svantaggio dopo 26 minuti. E va Djordjevic. Dio, buono, vai lì. Eccolo lì. Che regia nasce. Ritirivi al tutto. 1-1, con un po' di fortuna, però l'importante è buttare dentro, no? Ale, via. Dopo neanche 10 minuti dal loro vantaggio, siamo stati in grado di riagguantare un po' la partita. E cerchiamo, perché no, di ribaltarla, no? Vabbè, mi sono portato sfortuna da solo. Finisce così il primo tempo, 1-1. Ci sono state poche occasioni, però queste poche occasioni ci hanno permesso di fare un gol a testa. Insomma, detto questo, andiamo a fare il secondo tempo e cerchiamo di completare, tra virgolette, l'opera, ovvero di provare almeno a ribaltare la situazione. Tira Djordjevic, Dio buono, de. E vai che l'hanno fatta! E vai Kelechi! Kelechi! E Anacio! 2-1! Partita ribaltata al 66esimo! La brutta zotta della difesa degli Hertz. Villa toglie il pallone al giocatore. Viene avanti, vede Anacio da solo, da lui, che chiaramente, meno male, la butta dentro. Era più facile farlo che sbagliarlo, no? Insomma, 2-1, Ale, doppietta fra l'altro di Anacio, fortunosa, ma è pur sempre la doppietta. Cambio, la rischio, però voglio fare riposare anche loro. Allora, levo Sarre, no, e basta. Ma so se vedi io, metto lui via, metto Ciccio terzino, poi niente, no, per te non lo abbio, bene così, dai. Oh, speriamo di infa cazzate, Prossima partita in programma, il Livorno sarà impegnato in casa contro l'Inter. E vai Djordjevic, chiudila! Eccolo lì! Vinci Djordjevic! 3-1! Ale, via! Sembrerebbe essere chiusa la partita. Abbiamo fatto una bella rimonta e abbiamo fatto addirittura, diciamo, una grande partita qua, perché comunque nel primo gol siamo un po' svegliati, addirittura siamo riusciti a fare ben 3 gol. Addio! Boy, got ha fatto 3-2. Hanno riaperto la partita. Ragazzi, manca poco, Facciamo cazzate, guardiamo di portarci a casa questi 3 punticini. Occhio, E andiamo, via! Abbiamo vinto questa partita con un po' di sofferenza, soprattutto inizialmente, ma anche sul finale. E niente, via, 3-2. Facciamo altri 3 punti, almeno via, almeno nel girone riusciamo a vincere. E niente, quindi adesso la qualificazione è veramente alla portata, no? Alla nostra portata. Speriamo di farcela, Andiamo a fare l'ultima partita del video. Giochiamo in casa contro l'Inter. È importante, perché l'Inter è solamente a 2 punti da noi. La cosa che mi preoccupa, guardando un po' la classifica, è la Juventus, che è a più 4 da noi. Cioè, questa, ragazzi, continua a vincere a rota. È un bel casino se continua ad andare così.
Vabbè, e niente, qui a parte i giocatori che hanno giocato prima, per il resto, per gli altri hanno una buona forma fisica. E niente, via, speriamo bene, speriamo di concludere in bellezza, perché no, con una bella vittoria contro l'Inter poi, che come ho detto prima, farebbe molto comodo. Via, basta, giochiamo perché ne posso più di parlare. Giochiamo in notturna, sereno, sembrerebbe il tempo. E niente, iniziamo, battiamo il calcio, iniziano noi appunto. E andiamo, eh. E vai Kelechi. Dio buono te. Boh, e questa probabilmente andava in porta. Boh, Andanovic ha fatto una paratone. Dio buono te, fa vedere. Sì, ci andava. Porca puttana te. Che è Guarin. Boh, di 1-0 di Maremma Canede. Oi oi di. Finisce 1-0 il primo tempo. Ma brutta partita, cioè noi si sta giocando male, eh. E uno può dire sì, ma sei te che giochi con i giocatori, è vero. Però boh, fanno veramente dei movimenti sbagliati, soprattutto l'attaccante. Magari non lo so, c'è spazio a sinistra, magari verso l'esterno, e vanno nel centro dove magari poi sono stramarcati. E boh, vediamo nel secondo tempo, anzi speriamo che nel secondo tempo cambi qualcosa, perché sennò è veramente difficile provare a fare gol. Cambio, allora leviamo Janash e mettiamo Djordjevic, leviamo Rafinha e mettiamo Mastur e spostiamo Eriksen, vabbè, mediano, regista, come vi pare. E mettiamo anche se ha sbagliato per era al posto di Castagne, perché Castagne lo vede veramente stanco. Cazzo! Cazzo! Maremma cane! Via, si è persa. Ma poi la merda, non parlo di sfortuna, ma fatemi essere volgare. La merda, vi tira, le va sotto le gambe. Maremma buona, de. Che palle. Dio buono, de. Una volta si prova a fantire in porta, il portiere la prende, de. Meno male stavolta non ha fatto gol, se no addirittura faceva doppietta Guarin. No dai, ma 3-0 Perisic, ma proprio no, via questa partita niente. Sembra una cazzata perché è in gioco, ma sembra che anche i giocatori non ci siano con la testa. Perché guardate anche questa sovi di Sarri, cioè, vedete, non lo dovrebbero fare così. E niente, appunto, finisce così 3-0, peccato. Meritatissima, vittoria dell'Inter, però de, potevamo forse fare qualcosa di più e ci potevamo avere un pizzico di fortuna per quelle pochissime occasioni che abbiamo create. Che non è vero che è stata solamente una, perché anche basta già vedere il tiro di Anascio, colpo di testa di Sarri, siamo già a due. Vabbè, comunque, lasciando stare le statistiche, niente, arriviamo alle conclusioni. Come ho detto prima di arrivare a questa giornata, che fra l'altro ci vedrà giocare contro il Milan, il giorno Milano, quindi un'altra super partita. Arriviamo alle conclusioni. Allora, innanzitutto vi ringrazio come sempre per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così facendo potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Detto questo, volevo un attimino dire la mia su, diciamo, su questo andamento, perlomeno su questo video qua. E la cosa strana è che stiamo veramente andando bene in Champions, e che sinceramente non mi aspettavo nemmeno io di vincerne 3 su 3. Però purtroppo, quanto riguarda il campionato, è veramente una disfatta questo video qua. Su 3 partite abbiamo fatto 2 punti. Boh, ora speriamo che a partire già dal prossimo video e appunto dalla prossima partita, che sicuramente non sarà semplice, le cose possano cambiare. Video solamente che, perché vabbè, voi non l'avete visto, però io chiaramente, vedendo, no, lo scorrere dei giorni, posso vedere eventualmente le prossime partite, se sono fra l'altro vicine. E niente, dopo il Milan giochiamo subito contro la Roma, quindi un altro big match subito, in tre giornate Inter, Milan e Roma, e chissà chi c'è dopo, quello non ve lo so dire. Vabbè, detto questo, niente, partiremo subito con delle partite sicuramente difficili,
però cerchiamo di partire perché no, bomba. Boh, chissà, vedremo. Detto questo, ci vediamo appunto al prossimo video. Ciao, vi aspetto.